In questo video oggi facciamo il punto della situazione su Lautaro Martinez, sulla questione Lautaro e sulle tante voci che stanno circolando appunto sull'interesse del Barcellona, ma non solo, perché si è parlato in parte anche di Real Madrid e anche di Manchester City, soprattutto dove c'è Pep Guardiola, che sicuramente è un estimatore di Lautaro Martinez. La squadra però che viene accostata con più insistenza a Lautaro Martinez, come abbiamo detto, è il Barcellona. Lo avete visto sicuramente in questi giorni, avete letto tantissimi articoli anche sul nostro sito passioneinter.com, se ne sta parlando tantissimo. Perché? Perché semplicemente il Barcellona è realmente, concretamente, molto interessato a Lautaro Martinez, ma da diverso tempo, non da adesso. C'era stato addirittura un primo approccio nel 2016, un nuovo tentativo a gennaio-dicembre 2018, quando poi invece l'Inter ha piazzato l'affondo decisivo. L'Inter è arrivata in maniera più concreta, più decisa sul calciatore, aveva anche una disponibilità in quel momento economica superiore, ha deciso di affrontare un investimento superiore, ci ha creduto di più il Lautaro Martinez e ci aveva visto oggettivamente lungo l'Inter, che si è assicurato appunto questo attaccante per circa 25 milioni di euro. Adesso sicuramente ne vale molti di più e potenzialmente ne vale ancora di più. Poi cosa è successo? Che Lautaro Martinez ha cominciato a far intravedere cose interessanti, pur non trovando molto spazio all'inizio con Spalletti. Quindi già a gennaio 2019 il Barcellona aveva provato a reinserirsi, a tornare su Lautaro Martinez per capire se c'erano margini per strapparlo all'Inter quando era un po' chiuso da Mauro Icardi. Poi con Icardi è successo tutto quello che è successo, Lautaro ha trovato anche un po' più spazio e ha capito che avrebbe trovato maggiore spazio, sarebbe diventato potenzialmente un titolare di questa Inter. Anche questo ha convinto sia l'Inter che lo stesso calciatore a chiudere ogni possibile discorso d'addio e per cui anche la scorsa estate sì, si è parlato di Barcellona, ma non in maniera così convinta, tanto che alle prime voci già che circolavano, sia gli agenti che l'Inter hanno cominciato a rispondere con la possibilità di affrontare un rinnovo di contratto, visto che comunque Lautaro guadagna circa 1,5 milioni di euro, che è una cifra sicuramente importante, ma che per lo status di un attaccante titolare in una squadra come l'Inter è sicuramente una cifra inferiore alla media, per cui si è cominciato a parlare di un rinnovo che sembrava ben avviato, anzi soprattutto dall'entourage del calciatore. Se ci avete seguito nei mesi scorsi c'era molto ottimismo, erano molto ottimisti sul tema rinnovo, tanto che prima di Natale, se non sbaglio attorno a novembre, già si parlava di un accordo impostato, comunque una base molto solida della trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez, tanto che gli agenti si erano anche sbilanciati parlando di una possibile, probabile firma del rinnovo del contratto addirittura entro Natale. Si erano anche sbilanciati anche pubblicamente, avevano dato molti segnali in questo senso qui. Personalmente, noi abbiamo riportato queste notizie perché erano molto convinti dall'entourage e anche perché si sono sbilanciati anche pubblicamente, quindi abbiamo dato credito a queste parole dell'entourage di Lautaro Martinez. In realtà sembrava un po' strano perché, viste anche le strategie degli ultimi anni dell'Inter in tema di rinnovi, le tempistiche erano un po' diverse rispetto al solito. Mi sarei aspettato un rinnovo magari, ecco, più in primavera, quindi in questo periodo qui e anche tra qualche settimana. E di fatto così è stato perché comunque a Natale il rinnovo, come sapete, non è arrivato, ovviamente, e i discorsi sono rimasti un po' in stand-by. Cos'è successo quindi? Che i discorsi non sono proseguiti, nel senso siamo rimasti un po' in questa posizione qui. Nel frattempo, però, nell'ultimo periodo, soprattutto da metà gennaio in poi, sono cominciate ad aumentare di intensità, in numero e anche in forza le voci sull'interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez. Nuovamente sono tornate queste voci. Voci che però va specificato, secondo me, e non è un dettaglio da poco, sono aumentate soprattutto in Spagna e poi di riflesso vengono riprese anche in Italia. Però è soprattutto in Spagna che stanno spingendo su questa trattativa avanzata. Addirittura nelle scorse ore hanno parlato di un accordo già trovato, ma le fonti spesso, sappiamo, in Spagna giocano molto sul mercato, soprattutto in questo periodo particolare in cui giornali e quotidiani devono anche un po' reinventarsi perché non c'è il calcio giocato.
Questo secondo me non è un dettaglio da poco, il fatto che le voci siano soprattutto in Spagna e poi vengano riprese anche qui in Italia di rimbalzo, perché sicuramente l'interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez è reale e concreto, però non è così avanzato e è lecito pensare, secondo me, che ci sia anche una strategia dietro da parte del Barcellona di alimentare queste voci per diversi motivi. Innanzitutto perché comunque c'è una spaccatura interna al Barcellona tra dirigenza e squadra, è un momento particolare, quindi ci può stare anche, tra virgolette, diciamo, sviare, confondere un po' le acque parlando anche di mercato, anche pubblicamente, perché anche il direttore sportivo Abidal, direttore tecnico Abidal, ha parlato pubblicamente di un interesse per Lautaro. E anche la posizione del presidente Bartomeu non è più così solida, non è solida, anzi, tutt'altro. Quindi ci sta che da parte del Barcellona si stia cercando anche di riportare un po' i tifosi dalla propria parte. Dall'altro lato è un'ipotesi, possiamo fare un'ipotesi, possiamo anche immaginare che ci sia magari anche un po' di strategia da parte dell'entourage del calciatore che cerca di spingere, di ottenere quanto prima questo rinnovo e quindi cerca anche di alimentare le voci di mercato attorno per cercare di velocizzare appunto le trattative per il rinnovo. Una tesi che un po' viene anche avvalorata da quelle che sono state, da quelli che sono stati gli ultimi sviluppi, da quelle che sono state le ultime dichiarazioni dell'agente di Lautaro Martinez, che sono arrivate proprio nelle scorse ore, perché l'agente di Lautaro Martinez ha parlato di contatti con qualcuno, non è stato molto specifico, ha specificato che non sono stati contatti molto approfonditi, però ha parlato con qualcuno, non sappiamo se dirigenti o intermediari, diciamo così, quindi ha ribadito l'interesse di grandi club nei confronti di Lautaro Martinez e poi mi sono appuntato l'ultima frase che secondo me è decisiva in questo senso per far capire un po', secondo me, le intenzioni dell'agente, che dice: la sua crescita continua ha fatto sì che i migliori club lo seguano attentamente. Speriamo che quanto stia facendo sia ricompensato a dovere. Questo, secondo me, è il dettaglio, l'ultima frase dell'agente di Lautaro Martinez che fa capire che forse c'è anche una strategia comunque per tentare di strappare, logicamente è nell'interesse dell'entourage che fa l'interesse del calciatore, di strappare l'ingaggio più alto possibile per il proprio assistito, che, lo ripetiamo, guadagna attorno al 1,5 milioni di euro all'anno, quindi è una cifra che per un attaccante del suo status appunto è anche contenuta rispetto alla media. Detto questo, in tantissimi ci chiedete, diciamo, di dare una risposta secca ad una domanda che non è semplice, non è semplice sicuramente dare una risposta a questa domanda, e ci chiedete: Lautaro Martinez andrà via dall'Inter oppure no? La risposta che possiamo dare, che posso dare almeno personalmente, per quello che abbiamo raccolto come redazione di PassioneInter.com, per quello che abbiamo raccolto noi in questo momento, è che, come ho detto tantissime altre volte, chi ci segue nelle varie dirette l'ho detto da molto tempo, chi ci segue nei video, nei podcast l'ho detto da tantissimo tempo, io personalmente non sono così sicuro che questa sarà l'estate dell'addio di Lautaro Martinez all'Inter, non sono convinto di questo. Anzi, secondo me questa non sarà l'estate dell'addio di Lautaro Martinez. Perché dico questo? Innanzitutto, perché ho dei dubbi sul fatto che il Barcellona possa spendere quest'estate tutti quei soldi che servono per mettere a segno il colpo Lautaro Martinez. Il Barcellona non naviga nell'oro, non è in un momento economico facile. La crisi post-emergenza coronavirus sicuramente aggrava questa situazione non facile. L'Inter, da parte sua, per Lautaro Martinez ha già chiarito, anche con dei contatti piuttosto diretti col Barcellona, che per Lautaro accetta soltanto cash, quindi i 111 milioni di euro della clausola, che è valida solo fino al 15 luglio, in questo contratto che ha in vigore adesso Lautaro Martinez. Al massimo ci può essere un'apertura inserendo una sostanziosa parte cash, molto importante, più una contropartita. Quindi l'Inter dice no a maxi scambi, formule particolari, tanti affari, tratta solamente a fronte di un'offerta cash molto importante, o i 111 milioni di euro della clausola, o una cifra simile con una contropartita importante che sia gradita allo staff tecnico e alla dirigenza dell'Inter. Queste sono le condizioni che ha dettato l'Inter. Il Barcellona, secondo me, non è nelle condizioni in questo momento di spendere così tanti soldi e
Tra l'altro sta puntando anche Neymar, quindi io non si è ancora secondo me delineata bene quale sarà la strategia del Barcellona, se puntare più su Neymar o su Lautaro, ma sono sicuramente due profili molto difficili da raggiungere, soprattutto per le condizioni economiche in cui versa il club, soprattutto alla luce di questa emergenza. Aggiungo, sarà il prossimo un mercato molto molto particolare a causa dell'emergenza coronavirus, come dicevamo, quindi io credo che se non ci saranno difficoltà particolari dal punto di vista del bilancio dell'Inter, non ha senso affrettarsi a vendere un calciatore come Lautaro Martinez in questo momento a cifre che sarebbero sicuramente ridotte a quelle del reale valore o del potenziale valore sul mercato di un calciatore come Lautaro Martinez, che per me può diventare uno dei top assoluti. L'Inter, se deve cedere Lautaro Martinez, lo vuole fare monetizzando al massimo, e io credo che le condizioni in cui si svolgerà questo mercato estivo non permetteranno di monetizzare al massimo una cessione che invece può segnare anche un punto di svolta per i bilanci e per il progetto tecnico dell'Inter, perché una cessione da oltre 100 milioni di euro ti può dare la svolta appunto a tutto il mercato. Per cui attenzione secondo me al rinnovo, c'era qualcuno che ce l'ha chiesto prima e non si è concretizzato a Natale, perché secondo me non è l'Inter, l'abbiamo visto da strategia proprio negli anni, non rinnova i contratti nel periodo di Natale, almeno dei contratti così importanti. Secondo me se ne tornerà a parlare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quando questa emergenza speriamo sarà rientrata, e credo anche che tra fine aprile, maggio e giugno soprattutto vedremo diversi rinnovi, immagino Handanovic, Candreva, D'Ambrosio e attenzione anche a Lautaro Martinez, rinnovi in questo periodo da fare entro il 30 giugno, perché aiutano anche il bilancio. Con un ammortamento si spalmano gli ingaggi, si spalmano i contratti, quindi questo aiuterà i bilanci. Quindi tra aprile, maggio e giugno vedremo diversi rinnovi, e tra questi secondo me si potrebbe aggiungere anche Lautaro Martinez. Vedremo se si riuscirà a tornare a parlarne. Come erano molto ottimisti a Natale, secondo me si potrà tornare a trovare un accordo anche in questo momento. Detto questo, aggiungo che comunque nel contratto è presente una clausola rescissoria da 111 milioni di euro, quindi può arrivare una società nei primi 15 giorni di luglio e versare questi soldi, e poi la palla passa al calciatore, che deve scegliere se accettare la proposta oppure no. Abituiamoci però, secondo me, come dicevo, a pensare anche che sarà sempre più difficile avere delle vere e proprie bandiere, soprattutto nel calcio di oggi, soprattutto con il calciomercato e le questioni di bilancio di questi anni qui. E sarà sicuramente difficile trattenere dei calciatori potenzialmente così forti o con uno status a livello internazionale così importante come Lautaro Martinez, perché possono garantire delle plusvalenze, come dicevo poco fa, che sono assolutamente fondamentali, vitali per i club. E ripeto, un calciatore arrivato per una ventina di milioni con l'ammortamento, eccetera, rivenderlo sopra 100 milioni di euro fa tutta la differenza del mondo e può veramente dare una svolta al progetto. Quindi abituiamoci a pensare che, secondo me, come dicevo anche prima, non sarà questa l'estate dell'addio di Lautaro Martinez all'Inter, però tra un anno potrebbe accadere, e non dobbiamo, secondo me, strapparci i capelli, perché il problema. Il vero punto di forza dal quale poi dovremo anche giudicare il lavoro dell'Inter, della società, non è quello di riuscire a trattenere ogni anno tutti i più forti in blocco. È stato un errore che in passato è stato anche commesso, anche in periodi storici molto importanti. Non bisogna, secondo me, riuscire a trattenere tutti in blocco, ma riuscire a costruire uno zoccolo duro e poi andare a cedere chi ti puoi permettere di cedere alle giuste condizioni, chiaramente, ma soprattutto dove dovremo andare a giudicare la società e l'Inter sarà nel sostituire questi grandi calciatori. Se riusciamo a vendere Lautaro e a sostituirlo magari con uno o anche più tasselli che si dimostrano fondamentali, e lì sicuramente l'affare non può che essere promosso, quindi è lì che dovremo giudicare l'Inter, sul come sostituisce eventualmente Lautaro Martinez quando sarà venduto. Per cui questa è la situazione Lautaro Martinez, spero di essere stato chiaro, di aver fatto un punto della situazione abbastanza completo. Non trovano conferma per il momento queste voci di accordi
che sono circolate soprattutto in Spagna. Come ripeto, restiamo abbastanza ottimisti, speriamo che si possa tornare a parlare presto di calcio e di ritrovare un Lautaro Martinez più concentrato, più pronto, più in forma rispetto all'ultimo periodo, prima della sosta. Fatemi sapere nei commenti se, che cosa ne pensate della questione Lautaro Martinez, iscrivetevi al nostro canale YouTube e a tutti i nostri social e poi nei prossimi giorni torniamo con tante altre video news per fare il punto su tantissime altre situazioni anche di mercato.